Sabato un KO bruciante, quello contro il Livorno, anche perché forse c'è stato a creatore difensivi troppo. Ma la partita non era facile, si sapeva. Abbiamo concesso un paio di occasioni così di momenti di follia che però in un campionato intero ci stanno, quindi non siamo mai stati concentrati, conoscendo le loro caratteristiche degli ottimi giocatori come Paolinho, Dionisi. In settimana li abbiamo studiati bene, però il sabato è totalmente diverso, quindi un po' più di concentrazione forse si potevano evitare, però come dicevo prima, in un campionato ci possono stare qualche distrazione. L'impressione che si è avuto è che comunque una Juve Stabia un po' svuotata, dovuto forse al fatto di aver giocato troppe partite ravvicinate, fra l'altro una a Brescia in un campo impraticabile. Sì, sicuramente 3 partite in 8 giorni uno fisicamente le può sentire. Poi come martedì a Brescia, in un campo con la neve molto impraticabile, le forze che si spendono sono il doppio. Quindi sicuramente ci sta che queste 3 partite ci hanno un po' messo sulle gambe, quindi la prestazione di sabato è stata un po' decisa da questo fatto di stanchezza, e regalando un paio di occasioni evitabilissime al Livorno. Chi non ha giocato 3 partite in 7 giorni è il Pescara, che affronterete sabato. Può essere un vantaggio per gli abruzzesi? Sicuramente può essere un vantaggio, ma può essere anche uno svantaggio, nel senso di le continuità di partite uno può rilassarsi, però sicuramente conoscendo Zeman li tiene molto sulla riga, quindi noi andiamo lì facendo la nostra partita, ci aspetterà una partita molto difficile e vediamo un po' come va. Considerando l'emergenza in termini di uomini, soprattutto in difesa, in cui versa la Juve Stabia, sapendo anche le qualità di questo Pescara, che è una squadra votata diciamo, all'attacco, avrei più problemi adesso a essere concentrato, a cercare un po' di respingere gli attacchi che ci saranno sicuri. Ah, sicuramente la concentrazione è maggiore, perché sapendo che l'emergenza in difesa ti può penalizzare, uno è più concentrato e più attento a fare il proprio dovere. Poi sicuramente chi deve sostituire, facendo nome Gennaro, ora che ci manca, fa il suo mestiere, il suo lavoro come va fatto, quindi ognuno. Chi va in campo sa quello che deve fare, quindi a noi non è che magari se ci manca una pedina importante allora siamo penalizzati, perché chi entra al suo posto è allo stesso livello di chi ci manca. Stai sostituendo Colombi in maniera molto diciamo egregia alla fine, anche cioè, si è visto che il fatto della continuità di giocare ti sta dando maggiore sicurezza. Sabato con il Livorno potevi fare ben poco, però ricordiamo le belle parate pure a Brescia. Sì, sicuramente la continuità ti dà la sicurezza, la fiducia con tutto il reparto, con i tuoi compagni. Ora, al ritorno di Simone, starà sicuramente al mister a decidere chi deve far giocare. Io cerco di farmi trovare sempre pronto quando mi viene data l'opportunità, ora speriamo che il mister mi dia la continuità di gioco. Parlando di assenti, sabato mancherà Insigne, fermo per uno stiramento, potrebbe esordire Caprari. Secondo te cambierà qualcosa? Ma sicuramente può cambiare, perché Insigne è un ottimo giocatore, si è visto, sa fare la differenza. Io conosco Caprari, è uno che ha giocato in Serie A con la Roma, esordito in Europa League, quindi è un ottimo giocatore, saprà sicuramente come sostituire Insigne. Maurizio Molinari, questo Livorno sta dimostrando di essere la bestia nera di questa Juve Stabia. Che è successo dopo il gol del vantaggio? È stato come una specie di blackout, come te lo spieghi? No, nessun blackout perché la squadra era viva, anzi, noi probabilmente abbiamo esagerato, nel senso che eravamo talmente euforici che siamo andati, nonostante vincessimo, siamo andati ad attaccare e abbiamo preso un contropiede stupido e niente, loro comunque sono stati bravi perché bisogna ammettere anche la bravura degli avversari e niente, purtroppo.
siamo caduti nella prima sconfitta dell'anno, dopo un girone intero in casa, quindi insomma ci dobbiamo solo rimboccare le maniche e riprendere a lavorare. Rispetto alle prime 5 giornate già di andata, da un lato ci sono 4 punti in più, però sembra quasi che queste formazioni in effetti riescono a mettere in difficoltà Juve Stabia più di tante altre. No, non mi sembra che ci mettano molto in difficoltà, anzi mi sembra che noi siamo andati a giocare a Sassuolo e non meritavamo assolutamente di perdere, con delle decisioni arbitrali strane. A Verona non mi sembra che sullo 0-0 c'era un rigore clamoroso su Sau, quindi anche a livello di gioco il Verona assolutamente non ci ha sovrastato, quindi non mi sembra che le prestazioni siano inferiori a quelle che avevamo fatto a inizio anno. Due aspetti positivi comunque emergono dopo la partita di sabato. La prima è che comunque la Juve Stabia ha ancora un cospicuo vantaggio sulla zona calda. La seconda sono gli applausi di questo pubblico che comunque ha capito l'impegno che comunque la Juve Stabia ha profuso durante la partita. Sì, infatti questa è una cosa che ci ha fatto molto piacere, vedere e sentire la gente che ti dà una mano. Sono quelli i momenti che noi abbiamo bisogno, quando perdi, perché quando vinci è facile stare vicino alla squadra, e quando perdi che si vede il tifoso vero, e ci siamo resi conto sabato che ce ne sono parecchi di tifosi veri e che vogliono bene questa squadra, quindi noi cercheremo sempre di ripagarli. Proprio di cose che fanno piacere, Riccardo, il momento del saluto ti ha dedicato parole al Mille, resterai il mio capitano. A livello emozionale cosa hai sentito? Sì, una grande emozione, perché Riccardo è un ragazzo speciale, tutti lo sanno qua, e quindi abbiamo lasciato andare un ragazzo che è difficile da rimpiazzare, quindi un grosso in bocca al lupo a lui e noi ci dovremmo dare da fare. Sabato, condizioni meteo permettendosi, andrà a pescare contro una squadra che sappiamo essere molto pericolosa in avanti. Mister, dopo la partita di Livorno, ha detto che forse dovrà cambiare qualcosa. Tu cosa pensi che si dovrebbe cambiare, se c'è qualcosa da cambiare? No, questo lo sa il mister. Il mister ha detto questo e noi faremo fino alla fine quello che ci dirà lui di fare. Noi possiamo solo mettere un grande impegno e cercare di andare a Pescara senza nessun timore riverenziale, quindi tutto qua. Se il mister decide di cambiare qualcosa vuol dire che ha visto qualcosa che non va. Ultima domanda, mancherà Insigne del Pescara, probabile l'impiego di Capraris, cambia qualcosa nel modo di impostare la partita? No, nel modo di impostarla non lo so, so solo che Insigne sta facendo un grande campionato, ha dei numeri da Serie A e dei colpi speciali, probabilmente sarà un vantaggio, però non credo così grande il vantaggio, perché poi pure noi mi sembra che abbiamo qualche assenza importante, si pareggia tutto.